L'aeroporto di Palermo dista dalla casa di Denis circa un'ora camminando a una velocità non sostenuta, quindi anche 45 minuti. Una delle principali piste è proprio quella che porta da Mazara a Cinisi, Partinico, Isola delle Femmine, Carini. La mattina del 2 settembre 2004, il giorno dopo il sequestro della piccola Denise Pepitone, il telefono di Anna Corona, madre di Jessica Pulissi, la 25enne accusata di aver avuto un ruolo nel sequestro della piccola Denise Pepitone, sua sorella per parte di padre, si agganciò a varie celle, Carini, Trapani, Partinico, nel percorso tra Mazara del Vallo, luogo del rapimento, e Villa Grazia di Carini, Palermo. La circostanza è emersa oggi dall'esame dei tabulati, esposto dal consulente Gioacchino Genchi, nel corso del processo a Marsala. Secondo il legale di parte civile, Giacomo Frassitta, conferma le prime dichiarazioni rese agli inquirenti da Giuseppe Dassero, pluriomicida e ex marito di una sorella di Pietro Pulissi, padre dell'imputata Jessica Pulissi e della bambina rapita. Dassero raccontò che Denise venne portata a Villa Grazia di Carini, nell'abitazione di suo genero Antonino Cinà. Nel corso dell'udienza Genchi ha anche parlato di rapporti frequenti di Cinà con Anna Corona e la figlia Jessica, con migliaia di contatti telefonici che si sono interrotti dopo il sequestro, ha affermato il perito. E il 2 settembre Cinà attivò una nuova utenza che non fu mai intercettata.
Nel frattempo, già uscito dall'autostrada, mi sto avviando verso via Domenico Labruna. Da notare che via Domenico Labruna dista dalla statale 155, che poi praticamente permette di imboccare la A29, solo 1,1 km, solo quindi circa 2 minuti. Questo vuol dire che chi prende Denise, se va verso l'autostrada, riesce a dileguarsi da Mazara in pochissimo tempo senza correre il rischio di essere identificato, perché poi tra l'altro quelle autostrade non sono mai particolarmente battute. Mazara del Vallo, Mazara, come la chiamano i locali, è un fazzoletto di case disteso alla foce del fiume Mazaro. È un pezzo di quella Sicilia misteriosa della dominazione araba, che dall'anonimato della provincia è balzato improvvisamente alle cronache nazionali nel 2004, quando una mattina di settembre una bimba sparita nel nulla, mentre giocava in strada. Denise stava rincorrendo i cuginetti in strada, tra i pochi metri che separavano la casa della zia materna e quella dove la nonna stava preparando da mangiare per pranzo. A tavola si affaccia la zia a richiamare in casa i suoi bambini. Denise rimane sola nella tranquillissima via Labruna, in attesa che anche la nonna la chiami. Mancano 15 minuti alle 12. La piccola si affaccia con i grandi occhioni dietro il cancello che separa la strada da casa della zia. È l'ultima volta che qualcuno la vede. I giornali, la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, la famiglia impegnata in una ricerca senza sosta e le forze dell'ordine ricevono decine di segnalazioni sulla bimba con i codini castani. Il 18 ottobre, più di un mese dopo la scomparsa, una guardia giurata in servizio per un istituto di vigilanza segnala di aver visto davanti alla banca di Milano un gruppo di nomadi con dei bambini, uno dei quali somiglia in modo impressionante a Denise. La TV trasmette il video delle telecamere di videosorveglianza che mostrano una bimba dell'età della piccola Pipitone che chiede a un'adulta, presumibilmente la madre, dove mi porti. La donna la chiama la Danas, uno storpiamento di Denise forse. Mamma Piera sembra riconoscere sua figlia, è ancora sotto shock, ma mentre gli investigatori passano al setaccio la zona per cercarli, i nomadi sono spariti. Si continua a indagare senza sosta, ma più i giorni passano, più la ricerca della bimba scomparsa diventa ricerca di un colpevole. Nelle stanze della procura gli investigatori ascoltano amici, parenti e conoscenti di Toni Pipitone e Piera Maggio. È la giovane mamma del tutto impreparata a rivoltare la propria vita privata davanti a una manciata di estranei, a rivelare che il padre naturale di Denise non è suo marito Toni, ma un uomo con cui ha avuto una relazione extraconiugale. Non molto tempo dopo la notizia finisce su tutti i giornali e oltre al dolore dell'assenza di sua figlia, Piera viene gettata nel tritacarne del gossip macabro. Il suo matrimonio si incrina, cade il velo dei segreti e con quello prende forma e volto chi avrebbe avuto un motivo per fare del male a Denise. Tutto ha inizio nel 1999. Toni lavora in Germania da un po', la moglie è a Mazara con il figlio maggiore, mentre il marito è via, sua sorella Giacoma le presenta Anna Corona. Le due cominciano a frequentarsi, Anna si avvicina molto a Piera, le si lega in un modo che questa definirà morboso. Le due si frequentano finché la donna non comincia ad avere il sospetto che la giovane sia invece più in intimità con suo marito Pietro Pulissi, conducente di autobus, che con lei. Il sospetto diventa certezza quando Piera dà alla luce la piccola Denise l'anno seguente. La bimba è molto somigliante a suo marito Piero. I due divorziano mentre Piera chiede la piccola Denise con il marito Toni, che le dà il suo cognome, ma non sa che suo padre è un altro uomo. La famiglia Pulissi intanto si divide, Jessica e Alice, le due figlie, si convincono che sia stata tutta colpa di Piera e l'astio diventa una faida. E le figlie di Anna Corona, guarda caso, quella mattina, tra le varie cose da sbrigare, devono andare al cimitero. Il cimitero è questo che vediamo qui davanti. Stiamo per transitare proprio di domenica mattina, in un momento in cui inizia a riempirsi di gente che va a trovare i propri cari. Lo vediamo qui alla destra. Questo è l'ingresso del cimitero. E come vediamo dalla mappa, quindi, le figlie di Anna Corona quella mattina erano a soli 100 metri dalla casa di Denise, che si trova quasi di fronte all'ingresso, svoltando a sinistra. Il cimitero si trova in via della Pace. La casa di Denise, come abbiamo sempre detto, in via Domenico Labruna. Percorriamo questi pochi metri, abbiamo detto 110 in tutto. Qui siamo davanti al fioraio, spesso intervistato da Mediaset. E qui siamo già al punto di svolta. Quindi il cimitero in questo momento è alla mia destra e questa è già via Domenico Labruna.
E qui ovviamente bisogna iniziare a prestare attenzione per capire bene le dinamiche. Quindi la via in realtà si estende verso Via della Pace, perché dal lato della casa di Denis, che adesso già vedete qui a sinistra, le viuzze sono molto strette, quindi non pensiate che ci siano delle strade larghe su cui correre, su cui scappare, sono dei meandri, tanto che anche io ho avuto qualche difficoltà. Questa è la casa di Denis, facciamo due giri per capire meglio il quartiere. Questo è l'angolo, ovviamente adesso si vede che sbatte il tappeto la zia, l'ultima persona che vedrà, vedete ha sbattuto il tappeto qui in questa finestra, l'ultima persona che vedrà Denis quella mattina di settembre. E come abbiamo sempre detto, ironia della sorte, in questi meandri, qui esattamente, abita anche una sorella di Gaspare Galeb. Quindi, le figlie di Anna Corona al cimitero, 100 metri, e anche una zia di Gaspare lì vicino. Adesso, quindi, no, continuando da qui, vedete, sono strade strettissime, quella, o se prendiamo questa, ci andiamo addirittura a chiudere in un vicolo cieco. Quindi, magari questo non si era mai capito bene dalle immagini televisive, che ovviamente sono più statiche, però il lato da cui scompare Denis è costituito da stradine strettissime e che non sbucano con tutta questa facilità. In particolare percorro questa che finisce nel nulla, in un vicolo cieco, dove c'è questa casa, c'è una proprietà privata a destra, la strada finisce lì e allora dobbiamo tornare indietro. Quindi sto tornando indietro dal vicolo cieco e vi faccio vedere qual era quindi l'unica possibilità di fuga per chi prendeva Denis sotto la casa della zia, che è lì davanti. Ecco, è questa svolta a sinistra. Per capire meglio, ovviamente ora rifaccio tutto il tragitto nel modo corretto. Però intanto facciamoci quindi un'idea di come stanno messe queste vie. Andando dritti di qui e girando a sinistra, ci andiamo a ritrovare di nuovo in Via della Pace. Questo che vuol dire? Che dal cimitero è possibile accedere alla parte della zona dove sparisce Denis, con esattezza quella dove sta la zia, pure da questa stradina abbastanza isolata, perché a destra ci sono dei campi. Quindi accesso diretto Via della Pace Domenico Labruno, oppure passando da qua dietro arrivate lo stesso. Però si ipotizza che chi prese Denis arrivò dall'ingresso che abbiamo citato prima. Chi andò via dopo aver preso Denis invece fa questa strada, proseguendo dritto. Però noi in questo primo giro, per capire bene il quartiere, ritorniamo a sinistra. La morfologia del luogo sinceramente non è molto cambiata rispetto a quei tempi. Avrete in mente le immagini di allora e bene o male le cose sono sempre uguali. Quindi un giro, giro tondo, e vedete, siamo di nuovo al cimitero. Questa chiaramente è una zona piuttosto frequentata la mattina, tra fiorai, ripeto, visite ai propri cari defunti. Qui praticamente sono le 8 di mattina di domenica, già la gente è presente. Adesso quindi simuliamo già il tragitto più credibile e ipotizzato, e diciamo anche ricostruito in base a delle testimonianze. Quindi ci sarebbe un filo di logica e di credibilità dietro questa prima ipotesi di strada. Allora, siamo di nuovo sotto la casa di Denis. Che è qui a sinistra, e basandoci sulle ricostruzioni, quindi rigiriamo a sinistra. Ripassiamo dall'ultimo punto in cui la bambina viene vista, quel 1 settembre 2004, viene vista da questo portoncino, come abbiamo già detto prima. E si ipotizzò di una macchina guidata da una donna che la caricò e iniziò una fuga un po' maldestra,
Quindi percorre questo budello, strada strettissima, gira a destra, perché come abbiamo visto prima a sinistra c'è il vicolo cieco, percorre questa stradina ancora più stretta, arrivata a questo bivio, vedete di fronte ci sono i campi, chissà com'era allora, gira a sinistra. Questa via che stiamo percorrendo ora si chiama via Mongiolisi, l'avrete sicuramente sentita nominare più volte. L'auto nella presunta fuga, quindi da questa stradina, raggiunge nuovamente l'incrocio visto prima. È la via che intersechiamo lì, si chiama via della Pace, ed è quella che ovviamente della Pace porta al cimitero. Solo che in questo caso l'auto non gira a sinistra ma prosegue dritta, sempre su via Mongiolisi. Ecco l'incrocio, l'auto prosegue dritta. Al prossimo incrocio, non ci crederete, ma via Mongiolisi incrocia ancora via della Pace, che si sviluppa a triangolo, quindi paradossalmente incrocia questa via in due punti. Quindi primo punto va al cimitero di fronte a casa di Denis, secondo punto invece arriva qui. Vedete questo punto? È il famoso luogo in cui la macchina in fuga guidata dalla donna va a sbattere contro il muro di quella casa, danneggiandosi a sinistra e creando la testimonianza di un carrozziere. Questo episodio accade intorno a mezzogiorno e ci troviamo quindi, come avete visto, a 500 metri dalla casa dove abitava Denise. A questo punto dobbiamo fare varie ipotesi. Se Denise venisse portata all'hotel Ruggero II, dove lavora quella mattina Anna Corona, la distanza da percorrere sarebbero 2,6 km per un totale di 7 minuti. Se venisse invece portata alla casa di via Pirandello 55, dove allora abitava Anna Corona, la distanza da percorrere sarebbe di 2 km, quindi ci vorrebbero circa 6 minuti. Distanze quindi irrisorie e ragionevoli, ma esce una pista che porta al capannone di via Rieti. Ricordate Beppe Della Chiave? Questo capannone è sinceramente fuori zona. Infatti, rispetto alle altre destinazioni, molto vicine alla casa di Denise, qui si tratta di percorrere 8,3 km. È però vero che un posto fuori zona è l'ideale per portare una bambina rapita, perché se voi tenete una bambina rapita nel centro, sapendo che si stanno per scatenare le ricerche, diciamo che fareste meglio a cambiare mestiere se siete rapitori professionisti. A questo punto, allora, cercando di ricostruire le versioni sentite raccontare più volte, andiamo a vedere il capannone di via Rieti, quindi facciamo il percorso più logico e più rapido per arrivare lì. Some news about a Becker's old TV. Maybe the third reserve. Maybe the PCE. People wear who they wear. Maybe tips, stole tips. I guess the bank's power. Thank you.
Alle 12:17 del giorno del rapimento, risulta dai tabulati telefonici, parte una telefonata da un magazzino di via Rieti, a Mazara, dove si costruiscono cassette per il pesce. Dall'altra parte risponde la madre della Corona, l'avvocato Frassitta, che difende la Maggio, compie indagini difensive andando nel magazzino e parla con uno degli operai che lavorava lì 9 anni fa, Battista Della Chiave, sordomuto, 74 anni. In realtà l'avvocato, quando va, sa già che nella stessa strada, poco oltre, abita il nipote di Battista, Giulia Chiave, compagno dell'allora migliore amica della Corona, Loredana Genna. Quindi Frassitta ha fatto 2 più 2 e vuole sapere da Battista se quel giorno è stato suo nipote Giuseppe a chiamare la Corona. Una cosa che potrebbe avere rilevanza per le indagini, ma potrebbe anche non significare nulla. In realtà scopre molto, molto di più. Nel linguaggio dei segni, Battista gli spiega che non solo Giuseppe ha fatto quella chiamata delle 12:17, l'unica da lui mai fatta da quel magazzino, ma che quel giorno aveva una bambina in braccio che riconosce in Denise. Via Rieti è una strada periferica che collega il mare con una zona interna ed agricola della città. Ci si affacciano villette con muretti bianchi e i mattoni in cotto, nei cui giardini stanno le palme e i pini marittimi, e altre meno eleganti, i cui cancelli lasciano intravedere orti, pozzi e oliveti. Circa a metà c'è una ditta che fa imballaggi per prodotti ittici e più avanti sulla sinistra abita Giuseppe Della Chiave. Lui comunque nega tutto, nega che suo zio capisca il linguaggio dei segni e si sia potuto esprimere in quel modo. Dice che ha iniziato la sua relazione con Loredana dopo il 2004. Nega che lo zio all'epoca lavorasse nel magazzino. A parte questo, ovvio che Giuseppe Della Chiave nega. Ciò che afferma Battista è gravissimo, perché implicherebbe che suo nipote è autore materiale del sequestro e che per evitare di farsi scoprire avrebbe chiamato dal magazzino e non da casa sua e avrebbe inscenato una triangolazione telefonica tramite appunto il magazzino e l'Allo Cicero per non farsi scoprire. Vi ricordiamo che alcuni mesi più tardi, il 24 novembre dello stesso anno, fu intercettata una conversazione in cui 2 uomini parlavano tra loro nei pressi del motorino di Jessica. Parlavano di Denise e di un certo Peppe che doveva portarla fuori. Ma i PM del processo in corso a Marsala contro Jessica e il suo fidanzato di allora, Gaspare Galeb, non credono molto a queste novità, non gli danno un gran peso. Di Peppe ce ne sono tanti e probabilmente per loro le dichiarazioni a scoppio ritardato di Battista Della Chiave sono poco credibili. D'altronde, come si può riconoscere una bambina in fotografia 9 anni dopo? E se l'aveva riconosciuta già allora, possibile che Battista non l'abbia fatto capire a nessuno che aveva un sospetto in tutto questo tempo? Respect the light.
Intanto, come avete visto, un lungo viaggio, con qualche taglio tra l'altro, ci ha portato in questa periferia. Siamo passati vicino al cavalcavia della 29, quello che Frazzitta cita e dice che quando lo percorre spesso fa brutti pensieri. Questa è una stradina sterrata, privata, piena di ostacoli, percorribile più facilmente con un motorino, guarda caso, che con una auto. Sicuramente un posto isolato, dove è difficile essere visti, un posto ideale da un certo punto di vista per portare qualcuno che non deve essere trovato. Adesso siamo quasi arrivati quindi al capannone, vedrete che basterà svoltare a destra tra poco e imboccheremo la strada che passa proprio dal punto in cui venivano realizzate queste cassette in legno e da cui parte quella famosa telefonata misteriosa pochi minuti dopo la sparizione di Denise. La strada qui, come vedete, si fa più percorribile, non è più sterrato, pieno di buchi, perché l'accesso principale è lato mare, però ovviamente in questo periodo c'è anche il famoso cavalcavia che dopo vi farò vedere interrotto, per cui venendo da Mazara il giro che vi tocca fare è quello, vi tocca anche rischiare di compromettere l'auto perché, ripeto, la strada non è un granché. Qui siamo arrivati adesso al capannone, queste sono infatti i pancali, le cassette in legno non credo vengano più prodotte, si è detto che è cambiata un po' la tipologia di attività. Comunque il magazzino dove ai tempi stava della chiave è proprio questo, ristrutturato, ma è questo. Continuando sempre dritto adesso vedrete che sbucheremo a mare. Ed infatti in questo caso possiamo dire che la descrizione fatta dal sordomuto della chiave Battista, se vi ricordate, quando fa quel gesto in cui sembra ricostruire la forma di un ponte, ecco, diciamo che questo è compatibile col magazzino poiché si trova piuttosto vicino. Quindi ragionando per zone, casa di Denise in realtà è vicina, abbastanza vicina all'Hotel Ruggero, alla casa di Anna Corona del tempo, ma è lontana dal capannone, che però a sua volta è vicino al ponte ad arco ipoteticamente descritto da Battista della Chiave. Secondo certe ricostruzioni, dal capannone di Via Rieti poi Denise verrebbe portata all'Hotel Ruggero II e qui la cosa comincia a farsi complicata perché i rapitori l'hanno fatta franca, sarebbero arrivati in periferia, Denise in un capannone. Siamo a 6.7 km dal centro del paese e noi quindi dovremmo qui pensare che queste persone decidano di rischiare e riportare Denise all'interno del centro abitato di Mazara. Cosa veramente improbabile, perché se voi siete in periferia adesso vi allontanate, non tornate verso il pericolo. È un po' come il discorso del rilevamento di Denise a Milano che accade poco dopo. Se ci fosse qualcosa che davvero porta Denise in Tunisia, come sostiene Maria Angioni, sarebbe impensabile che dopo qualche tempo Denise dalla Tunisia tornasse in Italia, dove già è cercata, per poi andare chissà dove. Per cui se voi vi allontanate è improbabile che tornate. Allora io penso che dalla casa di Denise si possa andare dove volete, in via Pirandello, all'Hotel Ruggero, dove volete, ma se si va verso il capannone non si torna poi di nuovo a Mazara. Quindi se Battista della Chiave vede Denise al capannone, può centrare a questo punto il ponte ad arco che il sordomuto disegna con le mani, con i gesti, che si trova abbastanza vicino, come vi ho appena detto, ecco già lo vedete, esattamente a 2 km dal capannone. Per cui in pochissimi minuti, 4 circa,
Siete dal capannone fino a questo ponte ad arco e da lì poi partono nuove ipotesi, una barchetta a remi o un peschereccio poi lì vicino che la possa portare al porto di Trapani, aprendo scenari alternativi a quelli della pista che la porterebbe a Palermo, magari verso l'aeroporto di Palermo. Il giallo nel giallo. Il 1 settembre 2004, quando Denise Pipitone sparì nel nulla, Anna Corona si trovava al lavoro nell'albergo Ruggero II. Entrata alle 7.30 e uscita alle 15.30, l'ex moglie di Pietro Pulissi, il papà di Denise, avrebbe un alibi di ferro nel caso della scomparsa. Giacomo Frastitta, l'avvocato di Piera Maggio, ha però affidato una perizia a una grafologa forense di Venezia per accertare la paternità della firma sul registro delle presenze dell'hotel, il posto di lavoro di Anna Corona. La donna ha sempre sostenuto di essere stata al lavoro nei minuti in cui era scomparsa Denise, poco prima di mezzogiorno, e l'orario di uscita alle 15.30 lo confermerebbe. Una sua collega, Francesca Adamo, già ascoltata più volte in passato dagli inquirenti, aveva affermato di essere uscita insieme ad Anna Corona proprio nel pomeriggio, aggiungendo l'orario anche per lei però. La calligrafia dell'orario 15.30 d'altronde sembra essere lo stesso sia per Francesca Adamo che per Anna Corona. Francesca Adamo nei giorni scorsi aveva spiegato anche che intorno all'ora di pranzo Anna Corona era stata raggiunta in hotel dalle due figlie, tra cui Jessica Pulissi, l'unica processata e poi assolta dall'accusa di sequestro di persona. Le due ragazze sarebbero giunte in motorino, raggiungendo a bordo del mezzo il garage dell'hotel, a cui si accede percorrendo una curva in discesa. Nel corso delle varie udienze, le testimonianze degli altri dipendenti dell'hotel avevano fatto capire che era piuttosto improbabile che Anna Corona potesse allontanarsi dal luogo di lavoro senza passare obbligatoriamente dalla reception, e in quel caso la donna avrebbe dovuto firmare e registrare l'orario di uscita solo a fine turno. L'accesso al garage tuttavia era riservato solo ai clienti dell'hotel e occorreva chiedere l'apertura del cancello alla reception. Il maresciallo dei carabinieri che si occupò delle prime indagini nel 2004, Francesco Lombardo, ha però spiegato: ho perlustrato tutto l'albergo. La reception non è l'unico punto da cui è possibile uscire. Ci sono le scale antincendio, la porta del garage, quella della lavanderia e anche alcune camere da cui è possibile uscire senza essere visti. E l'unica telecamera installata nell'hotel che dà sulla porta del garage era collegata ad un monitor nella reception, ma non registrava nessuna immagine. Analizzando da vicino la rampa dell'hotel, devo dire che, a differenza di quanto sostiene la Bruzzone, un motorino 50 può farcela a risalirla. Non è vero che è così ripida, ma non troppo ripida. L'hotel si trova in centro a Mazara, l'abbiamo già detto, e non dista nemmeno tanto da dove poi la stessa Anna ai tempi abitava. Si è detto più volte che al di là della reception che si trova sull'ingresso sulla via principale era possibile accedere direttamente alla lavanderia dove Anna si trovava in compagnia della sua amica Adamo dalla saracinesca che vedete laggiù, che adesso vi farò vedere anche un po' da più vicino. Quelli sono i posteggi dell'hotel, ma circa 20 metri dietro ai posteggi c'era la lavanderia. Allora Jessica dice: quel giorno si disse avrebbero potuto accedere da questa rampa abbastanza tranquillamente, poiché l'unica telecamera posta sopra quella saracinesca che riprendeva gli ingressi non era visibile da chi stava alla reception, in quanto bisognava chinarsi e guardare appositamente. Allora diciamo che se qualcuno avvisava di aver bisogno di apertura o chiusura, loro guardavano la telecamera per vedere se il cancello si fosse o meno aperto. In condizioni normali, chiaramente, quella saracinesca non era controllata da nessuno. Adesso ci dirigiamo verso la casa in cui nel 2004 abitava Anna Corona e dista solo 950 metri dall'hotel, circa 3-4 minuti. La casa è attualmente in vendita. Di recente la casa poi è tornata agli onori della cronaca per quella notizia della perlustrazione dei vigili che forse ricorderete. I carabinieri della scientifica di Trapani hanno effettuato un'ispezione nell'abitazione di via Pirandello, in passato in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulissi, papà biologico della piccola Denise Pipitone. La donna è la mamma di Jessica Pulissi. Il sopralluogo, disposto dalla procura di Marsala, sta avvenendo nella casa e nel garage per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili. Da alcuni giorni la procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise. Fonti investigative di Marsala smentiscono che siano in atto le ricerche del corpo di Denise. Siamo già nel quartiere dove è posta la casa.
lo sto girando sia davanti che da dietro, appunto per farvi vedere tutta la disposizione dei luoghi. Alle spalle c'è un parco, un giardino, come vedete anche qui, e quella che tra poco appunto rivedremo è la famosa casa in cui si recano sia polizia che carabinieri l'1 settembre del 2004 e apparentemente involontariamente, ma su questo ci sono molti dubbi, sbagliano appartamento, ovvero entrano a casa della signora Princiotta e non a casa della Corona, per cui non verrà mai eseguita nessuna perquisizione quel giorno, e qualcuno sostiene che Denise avrebbe anche potuto essere all'interno di quella casa, poiché in una telefonata che giungerà in quelle ore si sentirà una bambina e la Corona che dice zitta. E anche quindi la casa del pozzo ispezionato, come avete appena sentito, ed è proprio questa qui a sinistra, e anche la casa del lucernaio abbassato, che ha lasciato perplessi ultimamente gli inquirenti, perché si è pensato che fosse stato fatto qualche lavoro non autorizzato, anzi in realtà rispetto al catasto, alla particella catastale, effettivamente la casa mostra delle modifiche che non risultano, però questo poi non ha portato comunque sviluppi. I proprietari vivono all'estero e non c'entrano assolutamente con la vicenda, la casa l'hanno messa in vendita. Uno degli aspetti che ha caratterizzato gli ultimi mesi a Mazara sono state le aggressioni subite da parte della popolazione ad alcuni giornalisti. Noi ne ricordiamo una in particolare, ed è quella subita da un inviato della RAI di Ore 14 in via degli Artisti. Ora passeremo chiaramente da lì. Invece l'impressione che mi ha fatto il paese non è stata così negativa, tanto che in un punto specifico avevo l'auto che si era spenta avendo lo start and stop, quindi automaticamente agli incroci si spegne, e un anzianetto con una Panda preoccupato ha abbassato il finestrino dicendomi: non le parte la macchina, la posso aiutare? Quindi grandissima disponibilità e gentilezza. Tuttavia, comunque, come appena detto, andiamo adesso a vedere via degli Artisti numero 10, teatro della bruttissima aggressione subita dal giornalista di Milo. La pressione mediatica a Mazara del Vallo si è evidentemente reinnalzata, facendo scoprire dei nervi tesi, che a distanza di 17 anni fa comprendere quanto ancora la vicenda scuota la popolazione. Una settimana fa, chi l'ha visto, una truppa è stata aggredita da un uomo, visibilmente innervosito dall'avvicinamento di microfoni e telecamere. Andatevene, pezzi di schifosi, via da qui. Inviati e cameraman ovviamente non hanno potuto far altro che scappare per evitare il peggio. Federica Sciarelli in studio aveva commentato: ovviamente sono solo poche persone di Mazara a fare così. Non è bello perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro. Questa volta a non passare minuti tranquilli sono stati gli inviati di Ore 14, che si stavano occupando di un servizio su Gaspare Galeb. Dopo aver chiuso la sua prima edizione, il programma condotto da Milo Infante ha riacceso le luci con degli speciali dedicati al caso Pipitone. Un inviato e il suo cameraman sono stati inseguiti da un uomo che è andato su tutte le furie e gli ha tirato un casco. Andatevene, dovete andarvene, perché altrimenti io vi ucciderò. Mi avete stancato, dovete andare via da qui, non mi importa nulla, capite? Perché io vi ucciderò, via da qui. Ci avete stancato, non ci credete che vi posso uccidere? Appena vi vedrò qui vicino arriverò, cavoli vostri, io non ho nulla da perdere, vi avviso. Il video è stato subito postato da Milo Infante, che ha commentato: cercare la verità su Denise a Mazara può essere pericoloso. Ha aggredito l'inviato di Ore 14, solidarietà e affetto al nostro Fadi. Ore 14, Rai 2 è anche questo: cercare in strada le notizie e ottenere botte e minacce. Questo signore sarà denunciato anche se dice che non ha nulla da perdere. Sempre grazie invece a Mazara del Vallo e ai suoi fantastici abitanti, che ci hanno accolto con affetto e disponibilità. Di questo ha parlato anche Alberto Matano nella puntata della Vita in Diretta. Non solo menziona la vicenda capitata alla troupe di Ore 14, ma dice che un caso analogo è accaduto anche alla sua collega inviata Lucilla Masucci e all'operatore che lavora con lei. Una donna si rivolge alla giornalista dicendole che è pronta a spaccare la telecamera. Un'altra persona si avvicina con intenzioni affatto pacifiche. Con me neanche 50 poliziotti ce la fanno. Mi volete fare diventare pazzo? Fuori, fuori, fuori da casa mia. Lei prova a calmarlo e portarlo alla ragione. Aiutami a capire perché reagite così, ma la risposta è agghiacciante. Tu aiutami a non farti ammassare quando esci fuori. Come abbiamo detto più volte, quindi un paese molto particolare, vicino a Trapani, vicino a Castelvetrano. Castelvetrano disterà veramente non più di 13-14 km di autostrada, si arriva in 10 minuti. Però un paese che vive in un modo abbastanza tranquillo. Una cosa che mi ha colpito: davanti a una casa c'era la porta aperta e sul marciapiede, sola, una bambina di circa 4, massimo 5 anni,
che guardava la strada. Quindi non c'era nessuna strada, non c'era nessuno sulla banchina, la porta di casa era aperta e la bambina stava lì vestita di rosso. Questo mi ha ricordato qualcosa. E per ricordare questa stessa cosa un po' a tutti, a Mazara in Piazza Macello è stata fatta questa rotonda in cui c'è un simbolo che ricorda Denise e tutti i bambini rapiti. Questo punto è stato al centro delle polemiche la settimana scorsa perché non è stato più curato dal comune di Mazara, vedete non c'è nemmeno l'erba, ma adesso ha chiesto l'affidamento promozionale dell'aiuola a un imprenditore e dice lo curerà e lo renderà molto più rigoglioso e meritevole di essere visitato. Un punto importantissimo perché appunto ricorda non solo la sparizione di Denise ma di tanti altri bambini che hanno fatto la sua stessa fine. Mazara del Vallo, 24 ottobre 2014. La piccola Denise manca da casa da ben 10 anni e il prossimo 26 ottobre ovunque sia ricorrerà il suo 14° compleanno. In questa occasione la nostra città vuole lanciare un messaggio di speranza, dedicato principalmente a Denise, ma nel contempo a tutti i bambini scomparsi nel mondo. D'intesa con i genitori della piccola abbiamo deciso di realizzare una stele, che collocheremo il 27 ottobre nella piazza Macello, dinanzi al plesso scolastico che Denise frequentava ed avrebbe continuato a frequentare, se non fosse stata strappata dall'affetto dei suoi cari. Lo dice il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, annunciando che lunedì alle 10 sarà scoperta la stele, realizzata dall'amministrazione comunale, dedicata a Denise Pipitone e a tutti i bambini scomparsi.
e quello che avete appena finito di vedere era il porto di Mazara del Vallo. Per quello che riguarda il commercio, probabilmente il porto più grande della Sicilia e anche quindi più importante. Dobbiamo valutare l'ipotesi che da qui parta un mezzo che porta al vicino porto di Trapani e da lì si vada verso l'estero. Ricordiamo anche che per andare a Trapani non si fa la stessa strada che si fa per andare a Palermo, quindi o l'uno o l'altro. Andando da Trapani a Palermo si arriva molto tempo dopo, si passerebbe anche da San Vito Lo Capo, si fa un giro infinito. Quindi attenzione alla pista che porta all'estero, ma non sottovalutiamo neanche quelle interne.